Salve ragazzi, è finita come non ci si aspettava. Certo, nessuno di noi avrebbe voluto che finiva in questo modo, però sono convinto che noi abbiamo fatto il massimo per non farla finire così. Però sono gli episodi che ti condannano delle volte, perché abbiamo preso due gol su due episodi che si potevano anche evitare. Purtroppo questo è il calcio, nessuno può far niente, però facendo un bilancio penso che alla fine il lavoro di tutti i dirigenti del Catanzaro, penso che in 3 anni siamo riusciti a fare non tanto, tantissimo. Abbiamo ridato l'onore a Catanzaro, abbiamo riportato il calcio e oggi arrivare qui è stata già una grandissima impresa, arrivare al 4º posto. Facendo tanti sacrifici e lavorando veramente seriamente e con professionalità. Io mi auguro che l'anno prossimo possa essere meglio di quest'anno. Certo, siamo tutti delusi di questa sconfitta, però se facciamo un'analisi attenta siamo contenti dove siamo arrivati, speriamo che l'anno prossimo faremo meglio. Una sconfitta che può essere un punto di partenza. È una sconfitta che è una sconfitta, chiaramente tutte le sconfitte ti fanno maturare, ti fanno guardare un po' i difetti che si possono avere in una squadra. Diciamo che oggi c'è stato l'episodio che Fioretti si è fatto male e non ha manco giocato. Questo è un grandissimo handicap che ci è successo, perché forse se ci fosse stato Fioretti oggi non so se la partita finiva in questo modo. Comunque è inutile che ci facciamo tante domande. Abbiamo perso e dobbiamo ammettere di aver perso. Abbiamo perso questa partita, questo campionato, ma non abbiamo perso l'orgoglio, l'amore e la forza di continuare. Questo ci darà più forza per l'anno prossimo. Presidente, lei ha parlato poco fa di errori, che come ovvio... Gli errori ci sono stati, l'abbiamo visti tutti, quindi due episodi che purtroppo in queste partite sono gli episodi che ti fanno cambiare la partita. Potevano essere 2 episodi a favore, sono stati 2 episodi a sfavore, quindi... Dicevo, al di là della partita che chiaramente abbiamo visto tutti, dico, alla fine è anche un tempo di bilancio, finisce una stagione, cosa salva di questa stagione? Ma direi che a parte la sconfitta di oggi salvo tutto, perché siamo arrivati a un 4º posto, ragazzi. Noi 3 anni che facciamo calcio, se poi pensiamo che il Benevento è 10 anni che fa calcio e ha speso molto più di noi, quindi siamo arrivati noi con 3 punti, 4 punti di più rispetto a loro, mi sembra. Sì, perché loro è 51, noi è 55. I playoff purtroppo sono un tornellotto. Queste partite non si possono dire, sono partite che sono così. Io penso che il valore di una squadra si vede nel campionato. Qua è solo questione di episodi fortunati o sfortunati. Noi abbiamo avuto 2 episodi sfortunati. Paghiamo forse qualcosa in termini di esperienza? Ma non so cosa voglio dire. Chiaramente forse quest'anno in tutto il campionato siamo stati un po' penalizzati nell'attacco, perché se avessimo avuto un po' di fortuna in più nell'attacco penso che saremmo arrivati tra i primi. Però tutto non si può sempre avere. Presidente, cosa le aggiunge a livello personale questa terza stagione di esperienza? Ma penso che sia una stagione positiva, penso che almeno da parte mia penso che abbiamo ridato, abbiamo fatto tanto. E, come devo dire, è stata una stagione esaltante, perché è vero che non siamo arrivati i primi, ma siamo arrivati i quarti, avanti a squadre come Pisa, Benevento, come Salernitana. Quindi io penso che dopo 3 anni di lavoro, voi sapete che io non sono mai stato nel calcio prima, dopo 3 anni della mia presidenza penso che ci possiamo ritenere fortunati. Certo, ripeto, sarebbe stato molto più bello se noi avessimo vinto, però dobbiamo essere contenti e coscienti del lavoro che abbiamo fatto fino adesso. Presidente, lei diceva adesso speriamo che naturalmente l'anno prossimo possa finire meglio, naturalmente non basta solo la speranza, insomma, quello che è l'aspettativa anche di tutti i tifosi probabilmente l'anno prossimo è di una squadra che possa lottare. Ma io penso che i tifosi debbano essere contenti di quello che io ho fatto fino adesso. Chiaramente non sono cadenzato per giocare, anche quest'anno abbiamo fatto una squadra all'altezza. Poi ripeto, sono degli episodi che possono andare bene o male. Io non ho niente da rimproverarmi e non ho niente da rimproverare a queste ragazze, perché abbiamo fatto tanto e abbiamo dato tanto. Chiaramente ci manca la vittoria di oggi,
però il calcio è questo, uno vince alla fine, non possiamo vincere tutti, dobbiamo accettare con amarezza questa sconfitta, ma non dobbiamo buttare tutto quello che abbiamo fatto, non dobbiamo dire non abbiamo fatto niente. Io penso che la nostra squadra ha dato tanto a livello sportivo. Le posso chiedere, insomma, si rincorrono ogni tanto voci di un corteggiamento che stanno facendo da Reggio nei suoi confronti, ci può dire una parola definitiva in questo senso? Ma io l'ho detto più di una volta, chiaramente io penso che il presidente come Cosentino in Italia non li vorrebbero solo a Reggio, non li vorrebbero dappertutto. Catanzaro ha la fortuna di averne, io sono innamorato del Catanzaro, fino a che mi dura questo amore rimarrò a Catanzaro, quindi il mio sangue è giallo rosso, per cui lasciamo stare Reggio, perché mi dispiace che Reggio è la mia regione, quindi è la mia provincia, per cui mi dispiace per la fine della regina, però oggi mi dispiace più per quello che è successo a Catanzaro, se devo essere onesto, quindi la regina, il presidente del Catanzaro senza se e senza ma. Per quanto riguarda la regina, sì, su questo posso dire tranquillamente sì. Chiaramente io spero che a Catanzaro mi vogliono, perché ci sono molte persone che mi vogliono, ma c'è una buona percentuale che non mi vuole. Lei è innamorato come il primo giorno, Presidente. Ma diciamo che più tempo passa e forse di più mi innamoro, perché se no dopo ripartiamo da questo. Dopo certi episodi che sono successi, un altro posto mio se ne sarebbe andato. Quindi io ho dimostrato di essere cosciuto. Gli applausi all'inizio, gli applausi soprattutto alla fine fanno ben sperare, anche dal punto di vista del pubblico. Sì, gli applausi fanno ben sperare, però sono stato, non ci dimentichiamo che sono stato anche contestato dopo un pareggio con una partita con l'Aquila, che ci poteva stare pure un pareggio con l'Aquila, no? Quindi sono stato contestato e qualcuno addirittura mi ha fischiato. Sono cose che non depongono bene, perché, come ripeto, io non sono venuto a Catanzaro per fare business, come nel passato tutti i presidenti, tutte le persone, tutte, diciamo un buon 90%, cacciando i nomi eccellenti, che io quando parlo non voglio mai mettere in discussione Ceravolo, non voglio mettere Merlo e non voglio mettere manco Albano, ma degli altri non conosco gli altri nomi, ma penso che tutti gli altri che sono venuti sono tutti per il proprio interesse. Io a Catanzaro sono venuto solo per amore. E questo l'ho dimostrato con i fatti, non con le parole, per cui fino a che Catanzaro mi vuole e mi fa durare quest'amore ci sarò, però il problema è che l'amore delle volte può anche finire, speriamo di no. Ancora no, ancora ci sono, ok? Grazie a tutti. Grazie. Arrivederci.